Signore e signori, ben tornati al Palla Fabiani di Formia, è tutto quasi pronto per la quinta giornata della Serie C Gold del Lazio. Davide Guzzardi in cronaca e Nicola Dell'Anno alle riprese sono qui pronti a darvi tutte le emozioni di questa partita. A sfidarsi oggi il Formia di coach Giovanni Di Rocco contro la Smith Roma di Gianluca Marotta. Andiamo a leggere velocemente le formazioni dopo che le squadre sono state presentate. Siamo stati tutti in piedi per l'inno nazionale. Il Formia porta oggi al Palla Fabiani Giorgio Di Rocco con il numero 0, numero 6 Francesco Cota, numero 7 Aldo Marziali, numero 10 il capitano Rodriguez, numero 12 Matteo Norbedo, numero 15 Giovanni Lamura, 17 Perez, 24 Antonio Massaro, 33 Lucio Gattesco, 40 Silvio De Pippo. Per quanto riguarda invece la Smith Roma, si comincia con il numero 4 il capitano Gian Lorenzo Gai, numero 5 Alessandro Ligas, numero 8 Gabriele Falcinelli, con il 9 Giuliano Martinelli, 10 Eugenio Maestrelli, 11 Giovanni Spinosa, 15 Enrico Camillo, 16 Guglielmo Corvo, 17 Emanuele Giorgi, 24 Nicolò Provenzano. Non abbiamo detto i vice allenatori e giustamente diamo giustizia anche a loro. Ad assistere Gianni Di Rocco c'è Carlo Sapia, il vice invece di Gianluca Marotta è Gaezzanino Capolungo. Ad arbitrare la gara saranno i signori Fornaro Alessandro di Mentana e Bova Remigio di Roma. Tutto quasi pronto, ultimi secondi prima della palla 2, gli allenatori stanno dando le indicazioni, le ultime indicazioni ai propri giocatori. Ne andiamo a riassumere brevemente il rullino di marcia delle due squadre. Il meta è all'ottavo posto in classifica con 4 punti in percorso pari di 2 vittorie e 2 sconfitte, viene dalla sconfitta contro la Visnova Roma per 74-66 nell'ultimo turno nella quarta giornata di campionato. Viene invece da una vittoria, l'unica vittoria fino ad ora in campionato, la Smith Roma Centro che è all'undicesimo posto con 2 punti e l'ultimo turno ha superato Frascati in casa 66-57. 3 sconfitte, una sola vittoria per la squadra ospite che sta in questo momento a fare capannello alla propria panchina. Dei capitani Pablo Ariel Rodriguez e Gian Lorenzo Gai sono tra i migliori marcatori delle due squadre, esattamente i secondi marcatori delle due squadre entrambi. Rodriguez con 59 punti, una media di 14,8 a partita, Gai invece con 54 punti a 13,5 di media. Le squadre stanno entrando in campo pronte per la palla 2. I migliori marcatori delle due squadre sono Francesco Pio Cota, 88 punti, 22 a partita. Per quanto riguarda invece la Smith Roma, 58, c'è Giovanni Spinosa con 14,5. Il direttore di gara è al centro del campo, pronto per dare il via alle ostilità. Gattesco e Martinelli a contendersi il primo possesso della gara che comincia in questo istante. Il primo possesso è per il Formia che avanza proprio con il capitano, lascia il pallone a quello che l'abbiamo nominato, c'è la palla in mezzo adesso per la rubata della Smith Roma che subito prova a partire il contropiede. Maestrelli prova dal sotto canestro, toccata dal ferro, la rimessa è per la squadra ospite. È stato un tocco di un giocatore del Formia prima che il pallone uscisse dal terreno di gioco, contatti nell'area verniciata. Gai dal perimetro prova la penetrazione, sceglie di andare alla ricezione al gomito per Martinelli che però sbaglia l'appoggio e può ripartire il Formia. La palla dentro per il numero 33, Gattesco mette dentro i primi 2 punti della sua partita. 2-0 per il Formia, comincia così con 2 punti di Francesco Lucio Gattesco. Gai da 3, la palla prende al secondo ferro, al rimbalzo però arrivano prima i giocatori del Smith con Giorgi che poi va a prendersi il contatto proprio di Gattesco.
È iniziata l'azione di tiro, quindi Giorgi andrà in lunetta per i due tiri liberi. No, non era iniziata l'azione di tiro, mea culpa. Non è stata considerata azione di tiro, giustamente era in controllo di palla. Mentre il primo ferro per Spinosa, ancora però al rimbalzo sono forti i giocatori della squadra ospite. Arriva ai nuovi due punti del pareggio, segnato il numero 9 Martinelli. Forma che gestisce adesso il pallone fino in fondo, il canestro di Norbedo, torna avanti la squadra di casa. Gai trova un buco nel quale infilarsi, cede poi il pallone a Martinelli che praticamente dalla zona del tiro libero va in alto e va a segnare. Ancora in parità, 4-4. Cambio di gioco del capitano per Lamura che tira da tre, segna la prima tripla della partita. Giovanni Lamura a rimettere il naso avanti il Formia, un possesso pieno di vantaggio per i padroni di casa. Prova a rispondere da tre e ancora la Smith Roma per cercare di nuovo di pareggiare i conti. Il pallone viene spedito fuori però dal ferro, fa girare palla e benissimo il Formia ancora per Lamura. Secondo ferro e contropiede, va Gai che va a prendersi un contatto. Lamura, autore del fallo. Adesso sì, Gai andrà in lunetta per i due tiri liberi. 7:41 sul cronometro, 7-4 per il Formia. Esce Norbedo ed entra Giorgio Di Rocco. Il primo non va. Entra però il secondo. 7-5. Gai mette il primo punto della sua partita. Intanto il possesso di Cota. Allarga il gioco il Formia. Ci prova da tre Rodriguez. La palla non entra. Può ripartire ancora Gai, bellissimo il lob per Maestrelli e alla fine si va da Martinelli che ne mette altri due, fanno 6 sui 7 totali con cui la squadra ospite torna in parità. Prova il dribbling Cota, arriva il contatto e il fallo di Gai. Primo fallo per il capitano della Smith Roma. Cota a rimettere in gioco il pallone, Gattesco va a fintare un blocco di Rocco, invece va a prendersi il pallone. Rodriguez si allarga sulla destra per Lamura, Gattesco ancora per Di Rocco e lascia Cota che prova da tre. Il cronometro però è andato, come vedete, sulla sirena, è riuscito a tirare Cota che si è guadagnato il fallo, il secondo fallo di Gai. Fallo sul play del Formia. Primo tiro però viene spinto via dal secondo ferro. Il secondo gioca ancora con il ferro per poi finire fuori. Arriva il terzo che entra. 1-3 per Cota. Non bene i liberi fino a questo momento, però gran palla rubata da Di Rocco che va qui a prendersi il fallo. Deve fermarlo in qualche modo il numero 24 Nicolò Provenzano che commette fallo e Di Rocco potrà andare in lunetta per i due tiri liberi. Tanto Rodriguez va ad asciugarsi. Cambi per la Smith Roma, è uscito proprio Provenzano per lasciare spazio ad Alessandro Ligas. Ancora una volta le percentuali liberi bassissime di questa partita, adesso sono entrati 2 su 6 in totale. Di Rocco
mette il secondo e rimette con un possesso il Formia avanti. Ligas, viene palla la Smith con adesso Maestrelli che ritorna da Ligas, prova a sfondare l'entrata nell'aria, allarga benissimo ancora per il proprio numero 10 che finta attivo da 3 e pecca di coraggio, vuole andare al ferro ma sbaglia la conclusione. Può ripartire il Formia ancora con Cota, il palleggio di mano sinistra, cambia sulla destra e sceglie di andare da Dirocco e sono 3 per Giorgio Dirocco, 12-7 il punteggio. Ligas fino in fondo va a prendersi il contatto con Gattesco e commette il suo secondo fallo. Ligas in lunetta, entra il primo. Il secondo no, al rimbalzo va Dirocco che può far ripartire la squadra, si rimette nelle mani di Cota, si scambia il pallone, due play, ancora la palla per Dirocco, primo ferro, al rimbalzo ci arriva il numero 17 Giorgi che lascia il pallone tra le mani di Ligas che dà indicazioni ai suoi spintoni tra Martinelli e Gattesco per mantenere la posizione. Ancora Ligas che ci deve provare da 3 senza ritmo e infatti il pallone viene sputato dal ferro. A nulla serve la generosità di Giorgi che mette il pallone praticamente nelle mani di Dirocco. Spinosa poi la tocca di piede sul passaggio di Dirocco verso Rodriguez. Poi la sarà ancora per i padroni di casa che sono avanti di 4 punti, 12-8. La Mura, ancora per Dirocco. Davanti a lui Spinosa, trova benissimo Cota che allarga per Rodriguez, di nuovo Cota a palleggio, arresto e tiro di Cota che ne mette 2, fanno 3 in questo suo primo quarto, 14-8 per il Metaformia che prova l'allungo. Spinosa, palleggio, lascia a Giorgi che mette a segno 2 punti. Prova a rubare palla Giorgi, Cota va fino in fondo e si pesca il fallo del numero 5. Di Ligas e vengono convalidati i canestri di Cota, quindi tiro libero supplementare per il numero 6 che comincia a far rimpolpare il proprio ruolino. E mette anche il libero, sono 3 per Cota in una sola azione, Formia avanti nel punteggio 17-13 con 4:49 da giocare. È toccato Ligas, fallo di Dirocco. C'è stato chiaramente un po' di incomprensione sul tavolo del segnapunti. Siamo 17-10, però dove era uscito quel 14 Martinelli contro Rodriguez, pesta la riga per l'arbitro, non c'è rimessa, c'è però poi il fallo sul contropiede del Formia del numero 11 Giovanni Spinosa. Giunge il limite dei falli la Smith Roma e manda in lunetta Cota che sbaglia però il primo libero. La mette il secondo, allunga il Formia 18-10 il punteggio. Ligas per Spinosa che riceve e tira subito la palla, non vede neanche il ferro, poi Rodriguez bisticcia con il pallone e regala una rimessa alla Smith Roma.
po' di sufficienza qui del capitano della squadra che in maglia bianca sta attaccando dalla destra alla sinistra dei vostri tre schermi. Divisa blu scuro tendente quasi al nero, invece la Smith Roma. Spinosa da tre, il ferro, Martinelli per rimbalzo, vince la battaglia con Rodriguez. Si gira, va al tiro ancora una volta, il ferro non dà giustizia, ragazzi, della Smith. A rimbalzo era andato il numero 9, Martinelli. Il fallo di Gattesco. Raggiunge così i tre falli personali. E c'è il cambio, al suo posto entra González Pérez della Blanca. Lunetta Martinelli, ancora però il secondo ferro. Mette il secondo Giuliano Martinelli, 7 punti per lui sugli 11 totali della Smith. In fondo, bellissima azione, scusate, di Francesco Cota. Sfondamento di Ligas, che poi va a discutere, sfondamento sulla mura, va a discutere con l'arbitro, il numero 5. La visione dell'arbitro è irremovibile. Secondo fallo per Ligas. Deve asciugare il parquet, 3,50 sul cronometro, 20-11. Per i padroni di casa che provano a lungo, avanti di 9 punti. Rodriguez per Di Rocco, marcato a vista da Spinosa. Di Rocco lascia Cota e va nel verniciato per uscire sull'arco dei 3 punti. Viene servito adesso. Ricezione per Rodriguez, tocca il pallone il numero 16 Guglielmo Corvo, quando il pallone esce ed è quindi rimessa per il Formia. Perez per Di Rocco, ancora Cota che si aggiusta sulla linea dei 3 punti, il tiro non va, rimbalzo per Rodriguez. La difesa del pallone ottima di Corvo, fa ripartire la squadra. Ligas chiama il blocco di un compagno che non è perfetto, Ligas allora deve andare da solo, si rimette ancora nelle mani di Martinelli che ne mette altri due. Martinelli top scorer della squadra anche in questa partita. Palla fuori, Di Rocco fa girare bene la palla, il Formia senza opposizione, Cota, il pallone però prende il ferro ed esce fuori. Nulla di fatto, nonostante la bellissima azione che libera il tiro Cota praticamente da solo. Ligas per Spinosa, ancora Ligas, fa sentire il pubblico di casa Maestrelli, la palla gira molto bene, Ligas non può andare al tiro, si trova tutto il Formia sotto canestro, c'è la stoppata su Martinelli, recupero perfezionato da Perez che si mette nelle mani di Di Rocco. La mura, un cross praticamente sul canestro, Cota. Andava a rimbalzo di Rocco, Cota, fino in fondo, finta il tiro, si mette nelle mani di Di Rocco da tre, il pallone è letteralmente sputato via dal ferro, c'è poi il fallo sul rimbalzo conquistato da Perez. Fallo, se non vado errato, di Ligas che si va a sedere, ha raggiunti 3 falli per lui.
Dante Perez va in lunetta ed entra il primo. Ed entra anche il secondo, Edoardo Perez il primo a mettere due punti su due dalla lunetta in questa partita. Spinosa per Gai che è rientrato in campo, bello il pallone sotto canestro per Maestrelli che ne mette altri due. Scusate, Martinelli ovviamente. Prende palla poi il Formia, perfezione del recupero Gai che subito va in posizione offensiva, si mette nelle mani questo sì di Maestrelli che sbaglia però il tiro da tre, prova a ricucire lo strappo la Smith Roma con i tiri da fuori, ma per il momento il ferro sta giustiziando in maniera totale la squadra ospite. Gai recupera questo pallone, va in contropiede dopo la bella penetrazione di Cota, la stoppata di Di Rocco. Fantastica azione difensiva del numero 0 del Formia che adesso gestisce il pallone. Cota, Gai su di lui, il blocco di Rodriguez, Gai dà il pallone dopo che si è creato lo spazio per il tiro, secondo ferro, il rimbalzo di Martinelli. Maestrelli, scusate, faccio un po' di confusione tra Maestrelli e Martinelli. Questa soglianza di cognomi tra i due giocatori della Smith. Gai da fuori, da lontanissimo, poi va a rimbalzo proprio Maestrelli. Non riesce il tapin, può ripartire il Formia, ultimi 20 secondi di questo primo quarto. Di Rocco. Cota. Chiama l'aiuto il tecnico della Smith, Cota fa tutto da solo, bellissimo, poi prende il palo sul tapin Perez e sulla sirena ci prova Gai, il tiro esce fuori ma finisce il primo quarto, 22 a 15 il punteggio per una Metaformia che è partita con l'acceleratore a tavoletta. Noi ci sentiamo tra pochissimo per l'inizio della seconda frazione di gioco. Squadre di nuovo in campo e noi di nuovo con voi amici di Telegolfo, tutto pronto per il secondo quarto della partita tra Metaformia Basketball e Smith Roma, padroni di casa in vantaggio 22 a 15, ai 9 punti di Cota, ha risposto con 11 Giuliano Martinelli, non è bastato però per tenere a contatto la squadra ospite. Qui la Mura contende la rimessa a Corvo, gli sporca il pallone, ancora Corvo che dovrà rimettere in gioco. Gai, Norbedo, è uscito molto presto nel primo quarto, numero 12 del Formia. Gai per il numero 17, Giorgi non riesce a segnare, al rimbalzo lotta Perez e conquista il pallone. Norbedo poi va da Cota, Perez molto bene, qui il passetto all'indietro e due punti tutt'altro che semplici per Edoardo Perez. Sono 4 per lui, come il numero 4 è quello della maglia di Gai che gestisce il pallone per la Smith. Giorgi nella lunetta, si alza e va al tiro. Nulla da fare però per la squadra ospite, qui l'intercetto di Spinosa, il pallone che finisce con quelle mani di Norbedo che da 3 segna Matteo Norbedo, prende in largo il Formia 27 a 15. Prova a risponde da 3, ci riesce, la bomba risponde bomba, Giovanni Spinosa, primi 3 punti della sua partita. Dopo tanti errori la Smith riesce a mettere a segno un canestro di vitale importanza perché riporta la squadra ospite a 9 punti di svantaggio. Entrato intanto De Pippo, il pallone per Cota e riesce a servire in mezzo Perez, il pallone viene spinto via dal giocatore del Meta, ma con l'unico risultato di mandare in contropiede il numero 4 Gian Lorenzo Gai che dopo aver messo a segno solo un tiro libero
in tutto il primo quarto. Adesso mette a registro due punti, prova a tornare in gara la Smith Roma. Cota ancora da tre, questa volta Cota mette a segno, è la seconda tripla della sua partita. Anzi, mi sembra la prima, se non ricordo male. Nel tempo un fallo fischiato al Formia, dovrebbe essere stato fischiato alla Mura. Intanto c'è time out, 7.54 sul cronometro, 30-20 il punteggio, 10 punti di distanza, margine che non è sufficiente a considerare la gara chiusa. Siamo ancora al secondo quarto, c'è ancora tutta una partita da giocare. Il Formia caccia di riscatto dopo la sconfitta in casa della Vis Nuova Roma. Le due vittorie del Formia fino a questo momento sono arrivate in casa contro la Polisportiva San Paolo Ostiense, l'ultima nella terza giornata, la prima sempre in casa. La prima giornata contro Lanzio Basket prova a confermare quindi il detto delle mura amiche. La squadra di Rocco, c'è invece il secondo successo stagionale, la Smith, di proseguire un filotto avviato e fino ad ora fermo a una sola vittoria nell'ultimo turno in casa contro il Frascati. Da far ripartire il gioco la squadra ospite. Gai, davanti a lui c'è Camillo, prova a fare blocco, la palla finisce tra le mani di Spinosa e si rimette in quella del numero 10 Giorgi. Attenzione perché è finito a terra un giocatore del Formia col rimbalzo conquistato da Perez. L'arbitro ferma tutto perché è rimasto giù un giocatore del Formia, si tratta di Giovanni Lamura, si tiene la caviglia Lamura. Adesso viene soccorso dallo staff, molto dolorante il numero 15, speriamo per lui che non sia niente di male, niente di davvero male come sembra, però molto molto dolorante. La Mura viaggia con una media di 8,3 punti a partita, 33 totali in questo avvio di campionato. Non ce la fa la Mura, deve entrare Rodriguez e non ce la fa, si fa accompagnare fuori dal campo. Gli applausi del Pala Fabiani per la Mura che non riesce neanche a appoggiare il piede a terra, caviglia destra sembrerebbe la parte del corpo interessata. Si va a sedere il numero 15, a stendere sulla panchina per le medicazioni. Il pallone sarà rimesso in gioco dai padroni di casa. Riparte il secondo quarto dopo questa interruzione. Norvedo in possesso di palla, Cota fuori per Rodriguez che si mette nelle mani di De Pippo. Norvedo, ancora Perez, Cota finta il tiro e da lontanissimo sbaglia il rimbalzo, era del Formia che si è messo però nella condizione di subire il contropiede di Gai. C'è il fallo di De Pippo. Sul contropiede della Smith. Gai prova a creare gioco, la Smith si mette benissimo qui, il pallone nelle mani di Maestrelli che sbaglia per il tiro da tre, sotto canestro per Camillo che segna i primi due punti della sua partita. Enrico Camillo,
30-22, torna sotto i 10 punti di svantaggio la Smith. Cota, dai, vai con Rodriguez. Norbedo, l'intercetto di Spinosa che parte da solo e va a mettere due punti. Attenzione a questi contropiedi, non è il primo che subisce il Formia. Intanto sono due punti per Spinosa, che sale a quota 5 nella sua personale partita. Cota ancora da 3, secondo ferro e rimbalzo ci va De Pippo. Diciamo lui Perez, preferisce andare da Rodriguez, ancora De Pippo, eccolo servito Perez che va al tiro dalla media distanza. Secondo ferro e palla alla Smith. Gai dall'arco, chiama uno schema, arriva il finto blocco di Camillo, crea la spaziatura per il numero 17, c'è però fallo del capitano del Formia Rodriguez e Giorgi andrà in lunetta per i due tiri liberi. Entra il primo. Il secondo con un po' di sofferenza viene poi sputato via dal ferro. Può ripartire il Formia con Norbedo. Tiene il pallone, attende i movimenti dei compagni. Va da De Pippo che gli restituisce il pallone. C'è largo a destra Cota, servito Rodriguez dentro. Bene il passante per Perez che però sbaglia. Non se la sente di tirare da 3 il numero 11 della Smith. Spinosa che torna nelle mani di Gai, vuole gestire il possesso la Smith. Palla per Maestrelli, bene per Camillo che va al tiro, mette due punti e subisce il fallo. Andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Fallo che dovrebbe essere stato ancora di De Pippo. Che esce, no, esce Perez, torna in campo Gattesco che già ha 3 falli. Camillo, e entra il tiro libero, sono 5 per Camillo in questo secondo quarto e nella sua partita, non è entrato nel primo quarto. Norbedo, Cota lasciato sostanzialmente solo, ma copre la linea di passaggio Spinosa e poi arriva adesso a Cota. De Pippo, lo scarico detto per Gattesco che subisce il contatto, fallo del numero 17 Emanuele Giorgi. Gattesco fra 2 tiri liberi per tenere distanze tra la meta e la Smith. L'errore di Gattesco. Entra il secondo. Sono 3 i punti di Gattesco in questi primi 35 minuti di gara. Confusione anche con il cronometro. Giorgi da 3, entra il tiro. E attenzione perché si è rifatta sotto in maniera prepotente la Smith che ha riportato la situazione in parità. 4:40 sul cronometro, 31-31.
Cota da tre, prende il ferro, si sta incaponendo con queste soluzioni da fuori. Cota ha rimbalzo, lotta e recupera palla Spinosa, ma Gattesco gliela scippa letteralmente dalle mani. Cota, Orbedo, Rodriguez, De Pippo, ancora per Rodriguez che prova la penetrazione e lascia fuori a Norbedo che lascia andare un pallone morbidissimo che si spegne sul ferro e Camillo va al rimbalzo. Gai, la Sweet Roma a cercare il primo vantaggio della partita. Gai va da Spinosa, da tre, non prende la retina, solo il ferro. Norbedo, Cota, Rodriguez, spaziature per De Pippo, al rimbalzo, lotta e conquista Gattesco dopo l'errore di De Pippo, gli ruba però il pallone la Smith, perfezionato il recupero da Spinosa. Gai, blocco di Camillo, Gai lascia andare il tiro da tre, al rimbalzo Gattesco, si mette nelle mani di Norbedo, pronto a rimettere piede in campo di Rocco. Norbedo, Rodriguez, De Pippo, ancora Norbedo, di nuovo De Pippo che prova a entrare per andare a canestro, lascia poi bene il pallone per Rodriguez che sotto canestro commette un grave errore, soprattutto perché scatena il contropiede della Smith. Spinosa è rientrata alla meta, Spinosa fino in fondo, secondo ferro, poi Camillo la tocca, non la prende nessun altro giocatore. La rimessa è per il Formia. Deve ritrovare le giuste spaziature la squadra di Rocco ed entra di Rocco. Chiaramente stiamo parlando di Giorgio, il giocatore che entra, e la squadra di Giovanni di Rocco, il mister. Questa è una cosa che probabilmente sapete già. Il Formia attacca a Norbedo, Gattesco per Di Rocco, De Pippo, Di Rocco entra ed esce dall'altra parte, intanto Norbedo lascia De Pippo, fa girare palla il Formia sotto canestro per Rodriguez che segna, prende il fallo ed è lunetta per il tiro libero supplementare. Il ruggito del capitano a secco nel primo quarto, a secco fino ad ora. Ci sono due punti importantissimi perché permettono al Formia di ritornare avanti dopo aver subito la rimonta della Smith. 33-31, andiamo a vedere dove andrà il libero. E gioca con il ferro per poi uscire fuori. Può attaccare la Smith Roma. Gai per Maestrelli. Ancora Gai. Maestrelli, Spinosa larghi, riceve quest'ultimo sulla destra che però si rimette nelle mani di Gai, sotto canestro fa movimento Camillo, scambio con Giorgi che finta il tiro, salta vuoto Norbedo, sale su Giorgi, il pallone non entra ma rimbalzo c'è Camillo che sbaglia, ancora Camillo, tocca di piede di Rocco. La rimessa è per la Smith che ha difeso benissimo il pallone, prendolo a girare andando bene al rimbalzo, va a sedersi Camillo. Gai, Giorgi, Spinosa con qualche problema, ancora lotta tantissimo la squadra ospite quando si tratta di andare a recuperare il pallone, stavolta non basta e riparte il Formia. Norbedo fuori per De Pippo, si crea lo spazio per entrare, lascia andare il tiro, Gattesco al rimbalzo, Norbedo lascia Rodriguez, una mezza idea che non diventa intera di servire Di Rocco, continua a far girare il pallone, eccolo Di Rocco ora in possesso di palla, fuori per De Pippo che deve andare al tiro, secondo ferro e Rodriguez che non riesce ad andare al rimbalzo, Gai salva il possesso della Smith. Tanta energia in questo secondo quarto messa dalla squadra ospite. Gai chiama i movimenti dei compagni, Spinosa che cambia lato, va a fare blocco Maestrelli, Gai non lo sfrutta, deve tirare da tre quasi allo scadere dei 24, ma riparte il Formia subito dall'altra parte, del lob per De Pippo,
c'è il contatto proprio con Gai. Sono due tiri liberi per De Pippo. Gai che va a colloquio con l'arbitro, ma deve uscire, che raggiunge i tre falli per precauzione, finisce in panchina. Al suo posto entra con il numero 4 Provenzano. La sua comparsa l'ha fatta anche nel primo quarto. Intanto Silvio De Pippo dalla lunetta, il primo esce. E il secondo invece accarezza la retina e 34-31 con 48 secondi ancora da giocare. Due possessi pieni per terminare il secondo quarto. Spinosa palleggia al resto e tiro! Gran canestro di Spinosa, 33 secondi sul cronometro, timeout e il punteggio di 34-31. Anzi no, ovviamente 34-33, un punto di differenza tra le due squadre. Gran canestro questo di Giovanni Spinosa, che è rimasto a secco nel primo quarto. Sono 7 in questo secondo, dove tutta la Smith ci ha messo veramente tutto per rimontare una situazione di svantaggio che li vedeva molto indietro. Erano 7 punti di differenza tra le due squadre alla fine del primo quarto, ma ci sono stati momenti in cui la Smith è stata sotto anche di 10 e più. Gran recupero della squadra ospite, ci ha messo una grande energia nel recupero di tutti i palloni. Di Rocco deve tenere le redini della sua squadra ben assestate, sta dando indicazioni ai suoi il coach della meta, che è comunque avanti seppur di un solo punto quando mancano 33 secondi alla fine del secondo quarto. Forma che fa girare sempre molto bene il pallone, sembra però mancare la soluzione per andare a canestro. Di Rocco, Norbedo, De Pippo. Bello il pallone per Gattesco, che finta il tiro, viene stoppato, cerca di crearsi lo spazio, non lo trova e perde il pallone. Provenzano che prova a partire, Spinosa, c'è il movimento di Giorgi che però sbaglia il tiro, al rimbalzo Rodriguez. Dell'ultimo atto di questo secondo quarto, finisce la prima metà di gara, Formia in vantaggio di un punto, 34-33, noi ci vediamo tra poco all'inizio del terzo quarto. Rieccoci qui, 34-33, così si è chiusa il primo tempo di questa gara, i primi due quarti della quinta giornata della Serie C Gold. Il Formia è in vantaggio di un punto, la Smith ha ricucito uno strappo che si era fatto anche abbastanza grande nel corso dei primi due, e inizia il terzo quarto con solo un punto di svantaggio. Di Rocco con il primo possesso della partita per i padroni di casa. Cota entrato in campo dopo un'assenza nel finale del secondo quarto, lo scarico al sottocanestro per il capitano Rodriguez, che segna due punti, per lui solo due nel secondo quarto e nulla più. Comincia il terzo con tutti i fatti nella prima parte di gara,
Giorgi Maestrelli. Palla fuori, il tiro da tre di Spinosa che entra. Per Spinosa 7 punti tutti nel secondo quarto. Inizia benissimo questo terzo e la Smith si porta in parità. Sbaglia il passaggio Cota per Rodriguez. Palla ancora quindi per la squadra ospite che ha ritrovato il pareggio. Da quando si è raggiunta la doppia cifra di punti, la Smith non era più riuscita ad agguantare il Formia. Ci riesce adesso all'inizio della terza frazione di gara. Cota, Provenzano qui con il fallo sul numero 6. Va a dirgli anche qualcosa l'arbitro. Si va a parlare anche con l'allenatore della Smith, il signor Gianluca Marotta. Mentre si può riprendere il gioco, Formia in possesso. Perez riceve da De Pippo, lascia quindi a Di Rocco, ancora De Pippo, il canestro. Cota a bagliattare proprio con Provenzano, cerca con il fisico di crearsi lo spazio. Bellissimo passaggio per Perez che si fa trovare pronto sotto canestro e ne mette due. Torna avanti la squadra di casa 38-36. Giorgi riceve, spalla a canestro, senza ritmo, senza guardare praticamente il tiro, e sono due punti. Torna di nuovo in parità. La Smith che adesso deve difendere su questa azione il passaggio di Cota dietro la schiena per Rodriguez che sbaglia la tripla. Provenzano, Spinosa, l'intercetto quindi dietro di Rodriguez su un passaggio citofonato per Maestrelli. Il contropiede però non si finalizza fino alla fine. La palla per Di Rocco che ci prova ancora la 3, primo ferro, attenzione al contropiede. Maestrelli per Spinosa che si arrampica verso il ferro ma non riesce a segnare. Di Rocco va da Cota, passaggio rischioso che però arriva a destinazione, il blocco di Perez. Cota lascia proprio al numero 17 che deve lottare in mezzo a 3, viene sporcato il pallone ed è l'ultimo a toccare. Possesso Smith, 7.53 sul cronometro, 38-38 la partita. Provenzano per Spinosa, ancora Provenzano, penetrazione, si ferma sulla lunetta, scarica ancora su Spinosa che senza guardare serve Maestrelli dall'altra parte. Maestrelli sotto canestro, c'è lo spazio per Maestrelli che va a segnare, subisce il fallo da parte di De Pippo. E attenzione perché è avanti la Smith Roma. Per la prima volta in questa partita 40-38 con Maestrelli che segna i primi due punti della sua gara che diventano tre con il tiro libero. Un possesso pieno di vantaggio per la squadra ospite che è stata sotto praticamente per tutta la partita fino ad ora. Rimonta quindi completata da parte degli uomini di Marotta. E poi il fallo della Smith. Di Pippo, Perez per Di Rocco, si gira Di Rocco, va al tiro, la palla morbida che non entra, poi va a lottare al rimbalzo, il fallo, no, c'è la palla pestata se non ho capito male da Di Rocco. Possesso quindi per la Smith. Per Giorgi che va da Spinosa che ci prova ancora da tre, ferro e al rimbalzo per perfezione il recupero Rodriguez. Cota,
tenta di crearsi lo spazio per andare, subisce il contatto però. C'è il cambio, esce De Pippo e rientra Gattesco. Fallo è stato su Cota e la sua penetrazione gli ha impedito di andare al tiro. Gattesco, Di Rocco per Rodriguez, Cota, ancora Rodriguez che bisticcia con il pallone, lo rimette nelle mani di Cota, Antonio Maestrelli che non lo lascia andare, ottima difesa di Maestrelli, il tiro di Cota non arriva nemmeno al ferro. Sullo scadere dei 24, lo Smith torna in possesso e ancora avanti di 3 punti. Gai, Maestrelli, ancora Gai, il tiro da 3 di Gai, che è anche il più rapido da tutti, rimbalzo dopo che il tiro ferro gli ha spostato via il pallone. Maestrelli contro Rodriguez, lascia ancora fuori a Spinosa, Martinelli per Giorgi che dalla metà distanza non ha problemi, sono altri 2, fa 43 in totale per la Smith che allunga sul Formia, 5 punti di vantaggio, 5-40 sul cronometro, 38 Formia, 43 Smith, Cota in possesso palla, si allarga Rodriguez, arriva il blocco di Perez, viene fischiato il fallo proprio a Perez. Di recupera palla alla Smith, un po' allo sbando quella di Di Rocco, Gai adesso avanza, si perde il pallone, lo recupera senza particolare pressione Gai, Gianni Perez non accetta lo scambio perché Di Rocco ritorna su di lui, Gattesco, Cota, Di Rocco, Gattesco molto bene qui ma subisce il contatto, palla quindi per la squadra padrona di casa mentre si prepara a rientrare Camillo, deve uscire Martinelli, mattatore vero e proprio della squadra nel primo quarto, nulla più poi nel secondo né nel terzo, qui quasi rischia intercetto Gai, Rodriguez la tripla gli esce. Gai, Maestrelli, fallo sul numero 10 della Smith Roma. Secondo fallo, anzi terzo fallo di squadra per il Formia. Gai, Spinosa, in fondo cerca Camillo, non lo trova, attenzione Di Rocco, può andare non fino in fondo perché rientra bene la Smith, Di Rocco per Perez, piede perno di Perez che riesce a mettere per pallone fuori nelle mani di Cota che non riesce ad entrare in zona pericolosa, perde palla in forma, il contropiede della Smith, sono 2 punti per Eugenio Maestrelli. Di Rocco, il blocco di Perez, non sfruttato da Di Rocco, che va proprio da Perez, Gattesco fuori di nuovo per Perez che tira il ferro, spinge via questo tiro da 3, Gattesco però è bravo e a rimbalzo prende il pallone e lo rimette nelle mani di Cota. Di nuovo per Gattesco, ancora Cota che ci prova da 3, la palla non entra, a rimbalzo la tocca Rodriguez, ma il pallone esce. Palla per la Smith, 3.41 ancora da giocare in questo terzo quarto, Formia sotto a 38 contro i 45 della Smith Roma. Sette i punti che dividono le due squadre. Gai, davanti a lui Di Rocco, che
si andrà a sedere il capitano Rodriguez. Gai, blocco di Camilo Sudiotto. Gai va da Giorgi e ne mette due. Molto difficile qui il canestro di Giorgi. Praticamente in questo solo terzo quarto raggiunge il punteggio che ci ha messo tutta una partita fino ad ora per raggiungere. Sono 6 punti, fanno 12 in totale. Di Rocco sbaglia la tripla, catesta al rimbalzo, perde il duello con Camillo. Gai in contropiede, c'è il fallo. E time out, deve fermare tutto la squadra di Rocco, dove è stato il fallo di Cota per evitare il contropiede e il canestro sicuro per la Smith, ma se non vado errato ci saranno comunque i liberi per il raggiungimento del bonus. 38-47, rischia dopo essere stato avanti per tutta la partita prima di questo terzo quarto il Formia di finire sotto anche di 10 punti o di più se dovesse la Smith convertire entrambi i tiri liberi. Con meno di 3 minuti da giocare per la fine di questo terzo quarto, perso un po' la bussola alla squadra di Rocco, che adesso si fa sentire e si fa sentire molto dalla sua panchina. Bisogno di una scossa, cerca di dargli all'allenatore. Il gruppo del Forma si stringe per entrare in campo con uno spirito totalmente diverso. Però ha fischiato un tecnico a Cota. Gai però sbaglia il primo libero. E sbaglia anche il secondo. Ma resta in possesso la squadra ospite. Ancora la possibilità di andare oltre i 10 di vantaggio. Gai lasciato solo qui Giorgi, che va al tiro e sono altri due per lui. Perfetto dalla media distanza e sono 49 per la Smith più 11 sul Formia, che è fermo a 38. Solo 4 punti da quando è iniziato il terzo quarto. Cioè il fallo su Gattesco. E andrà in lunetta per accorciare le distanze. Entra il primo. Torna a meno 10 il Formia. Fate anche meno 9 perché Gattesco li mette tutti e due. 40-49. Gai. Va al tiro Gai. E adesso quel canestro sembra una vasca da bagno per i ragazzi di Mister Marotta. Ne mette due Gai. 40-51. Olbedo. Cota. Per fare tutto da solo, Cota subisce il fallo di Spinosa. Liberi per il numero 6 del Formia, che ha bisogno più che mai di una sveglia. Darla lui a tutta la squadra. Il primo entra. Entra anche il secondo. Ancora meno 9 per il Formia per cercare di raggiungere la Smith. Intanto gli crea problemi nella fase di impostazione per uscire dalla prima metà campo. Ci riesce comunque la Smith, ma estremi per Gai. Chiama lo schema, vuole sfruttare anche il cronometro. 10 secondi allo scadere dei 24, Gai per Spinosa, ancora Gai, sono 5 secondi prima della fine dell'azione della Smith,
qui la stoppata imperiosa di Perez. Grande intervento difensivo del numero 17 del Formia sulla penetrazione di Gai, 2 secondi per chiudere l'azione per la squadra ospite. È fondamentale per il Formia riuscire a non far concludere l'azione alla Smith, ci prova con Spinosa, qui la tocca Gai, il pallone per il Formia, sta quasi riuscita la squadra di Marotta. Si era perso il contatto con il difensore. Spinosa ha potuto andare ad un tiro che non sembrava così difficile, ma che per fortuna dei ragazzi in maglia bianca è stato sbagliato. Cota, davanti a lui c'è proprio Spinosa. Si va a vedere Norbedo, Cota vuole andare da solo, lascia il pallone poi nelle mani di Gattesco e non riesce a segnare. Alta fin Perez che sta prendendo in mano con questa azione difensiva prima, con questo tapin adesso la squadra. 44-51. 1 minuto e 2 secondi per chiudere il terzo quarto. Gai, Giorgi, Maestrella, Maestrelli sale su, subisce il contatto con Perez, c'è il fallo del Lunetta, quindi Maestrelli. Non è stata una buona serata in generale ai liberi quella di stasera. Maestrelli mette il primo, il momento proprio più importante per la sua squadra. Il secondo esce a rimbalzo Perez, Norbedo, Gattesco a portare il blocco, Norbedo va sulla destra, subisce il fallo di Maestrelli e andrà in lunetta per i due liberi. Il Formia prova a ricucire lo strappo. 4-4-5-2 il punteggio con 49 secondi ancora da giocare. Norbedo in lunetta, Gattesco in panchina, rientra il capitano Rodriguez. Primo libero di Norbedo, litiga con il tabellone e il ferro e alla peggio. Adesso vediamo il secondo. Stessa sorte, ma la rimessa è del Formia, ancora a lottare Perez, davvero fondamentale in questa fase di gara, sta lottando come un leone sotto il proprio canestro e sotto quello avversario. Alla fine cambia la divisione degli arbitri dopo la consultazione, pallone per la Smith che ha l'occasione di tornare a più 10. Gai prova lo spazio, si mette fuori dalle mani di Spinosa e il pallone litiga con il ferro, esce Perez a rimbalzo scontandosi anche con Di Rocco, gli lascia qua il pallone per l'azione offensiva. Discrepanza, ripete i cronometri, ma entra la palla di Norbedo e sono 3 punti per il Formia, 47-52. Gai, Giorgi, ancora Gai, Smith che cerca di assorbire l'impatto del ritorno del Formia, alla preghiera di Rodriguez che non viene accolta dagli dei del basket. 47-52, si chiude il terzo quarto, Formia sotto nel punteggio, ma che ha fatto vedere in questo finale di quarto tutto quello che serve per cercare di tornare in partita. Tra poco per l'ultimo quarto ed ultimo atto di questa gara. Ora un po' più Now or Never per quanto riguarda il Meta Formia Basketball, che deve cercare di ritornare su sotto nel punteggio, 47-52. 2 possessi di distanza tra le due squadre. Smith Roma che in questo ultimo quarto deve difendere il vantaggio. La partita si chiude adesso. Gai porta a spasso il pallone,
marcato da Di Rocco, lascia poi nelle mani di Giorgi, dentro per Maestrelli che lotta a otto canestro, mette due punti, il fallo di Rodriguez lo porterà in lunetta per il libero supplementare. Inizia benissimo libero, però non viene accolto dalla retina e allora si riporta in avanti il Formia. Norbedo per Rodriguez, Cota, Di Rocco, Perez fuori per Norbedo, Cota tocca la linea di fondo, poi non riesce a scaricare il pallone, si è un po' spento il numero 6 del Formia, ne risente tutto l'attacco della squadra di Di Rocco. Gai, Spinosa, ancora Gai nelle mani di Maestrelli, linea di fondo, trova Camillo, fuori per Giorgi, palleggia il resto del tiro dalla media distanza, subisce il fallo di Cota, tre liberi Giorgi, peccato perché aveva sbagliato il tiro. Uscito completamente dalla partita Cota, Di Rocco lo tiene in campo, entra il primo libero di Giorgi, sono 15 e fate pure 16 nella sua partita perché entra anche il secondo libero, torna a più 9 il team ospite, 56-47. Di Rocco, Cota per Rodriguez che non può tirare, si va di nuovo da Cota, contatto con Gai, la palla fuori per Norbedo che non entra, non riesce a segnare da tre, Camillo al rimbalzo, subisce anche un contatto sul volto, lo lascia correre, il pallone finisce nelle mani di Gai, incontro Norbedo, Giorgi per Spinosa, riesce a servire Gai, tira praticamente da casa, il tiro non entra, il Formia prova a riversarsi velocemente dall'altra parte, non ci riesce, allora deve impostare di nuovo l'azione, blocco di Perez per Cota, servito Perez ed entrano due punti, fondamentale davvero la porta di Perez che sta tenendo in vita il Formia, 49-56. Maestrelli, la parata di Perez che dopo aver preso il pallone lo mette nelle mani di Rodriguez, servito Norbedo, prova adesso a assestare un colpo, crebbe un'importanza fondamentale Norbedo da tre, primo ferro e recupero perfezionato da Gai che può andare dall'altra parte. Gai fino in fondo, il pallone gioca con il ferro per poi uscire fuori, Camillo ottocanestro è più rapido al rimbalzo, prende il pallone e lo mette nel sacco, 49-58, restano 9 i punti di vantaggio della Smith. Perez per Cota che deve tirare da 3, secondo ferro, Perez, Rodriguez, furbata del capitano che fa rimbalzare il pallone su Giorgi, il Formia resta in possesso di palla con 13 secondi per chiudere l'azione. 6 minuti e 54 secondi alla fine della partita, pronto a rientrare in campo Gattesco al posto di Norbedo. Cota alla rimessa, fuori per Rodriguez, Di Rocco, Cota cerca la linea di fondo, deve tornare indietro, si va nuovamente da Di Rocco, 5 secondi, Di Rocco alza il pallone che esce fuori e recupera il rimbalzo, Cota subisce il fallo di Spinosa, 14 secondi,
ancora per il Formia per chiudere l'azione d'attacco. Rodriguez va da Cota, Rodriguez dentro per Perez, il pallone gli arriva praticamente in faccia, non è pronto questa volta Perez e recupera palla la Smith Roma. Gai contro Di Rocco, la palla per Spinosa, debole la difesa qui di Rodriguez, ma Spinosa sbaglia il tiro, Perez al rimbalzo, va da Cota, va ad attaccare lo spazio, sceglie di tornare fuori da Rodriguez, entra per Perez, va fino in fondo Perez, subisce il contatto, per sua sfortuna il pallone non entra, è sputato via dal ferro, ma può andare in lunetta per due tiri liberi. Dentro il primo. E dentro anche il secondo. Meno 7 per il Formia. 51-58. Con 5 minuti e 58 da giocare. Gai. Nell'angolo per Spinosa che non può andare al tiro da 3, si va di nuovo da Gai che da 3 invece ci prova, con la lunetta per un soffio, Perez al rimbalzo ancora e sempre Perez al rimbalzo, Di Rocco per Rodriguez che si perde per un attimo il pallone, deve tornare da Cota, di nuovo per Rodriguez da 3, niente da fare, Perez non riesce questa volta ad abbrancare il pallone per il rimbalzo offensivo e quindi può ripartire la Smith che con 7 punti di vantaggio adesso può gestire l'azione offensiva. Gai, Giorgi lascia a Maestella che finta il tiro e c'è un'infrazione da parte di Maestrelli, passi, indicazione dell'arbitro. Palla per il Formia che deve mettere assolutamente punti, il cronometro corre, Cota, Gattesco, Di Rocco gira il pallone per tutto il campo, De Rodriguez dentro per Gattesco che va al tiro, sono 2 punti e il fallo di Camillo, va in lunetta Gattesco, la possibilità di accorciare ancora le distanze e di tornare a contatto. Ed entra, sono meno 4 per il Formia che torna a 2 possessi di distanza. Camillo, Giorgi per Gai, chiama lo schema difensivo di Rocco, manda a quel paese qualcuno tra i suoi giocatori, evidentemente le indicazioni non sono state seguite. Camillo, Gai, c'è il fallo qui di Rocco sul numero 4 della Smith. Blocco forte di Rocco, ha commesso fallo. Gai. Gai per Maestrelli. Lo scadere dei 24 non riesce a segnare, recupera palla il Formia che avanza, Perez si è messo ancora nelle mani di Cota che va fino in fondo, prova il tiro, viene preso, fallo, e quando Cota decide di rimettersi a giocare cambia tutto per il Formia, 2 tiri liberi per Cota che non è stato molto preciso dalla lunetta fino ad ora, poteva andare meglio la sua prestazione ai liberi. Sbaglia il primo, sfuma l'opportunità di andare a meno 2, ma il Formia aggiunge almeno il possesso di distanza, ancorché pieno, 55-58. Ancora tutto da giocare, questi 4 minuti che mancano alla fine del quarto quarto. Gai, Mastrelli,
Gai ci prova da tre ed è un errore perché prende il ferro di Rocco per Rodriguez, ancora di Rocco, Gattesco, c'è ancora di Rocco ed entra in vernice Perez per Cota. Arriva il blocco di Perez, Cota si mette nelle mani di Rodriguez, la bomba del capitano, 58-58, il Formia è tornato, time out per la Smith, siamo in parità, 3-28 da giocare per la fine della partita. Il graffio di Ariel Rodriguez, un po' spento per tutta la partita da un punto di vista realizzativo, 4 punti in totale, messi 3 in questo quarto che sono di un'importanza capitale perché il Formia, dopo essere stato sotto nel terzo quarto e praticamente fino ad ora nel quarto, riesce a ritrovare energie fisiche e mentali per riportarsi in parità, 58-58. Sicuramente da rimarcare la prestazione di Perez fino a questo momento, che sia dal punto di vista difensivo che offensivo ha dato l'apporto necessario a Formia per riprendersi e riprendere la partita in mano. Saranno 3 minuti e 28 secondi di fuoco. Gai, Mastrelli, la fuori per Spinosa che da 3 oggi è stato veramente fantastico, ne mette un'altra, terza tripla messa da Spinosa nella partita qui. Cota sbaglia un canestro che voleva dire mantenere il contatto con gli avversari. Gai, Mastrelli per Spinosa che ci prova ancora da 3, secondo ferro al rimbalzo e il padrone se lo litigano in tanti, vince Ligas. Gli arbitri vedono qualcosa, fatto sta che c'è il cambio di possesso, palla al Formia, non ho ben capito la decisione dell'arbitro, la motivazione più che altro di questa decisione. Buon per il Formia che può attaccare, 58-61, possesso pieno di distanza tra le due squadre, il pallone di Perez finisce in mezzo alle gambe di Gattesco e ci rimane, recupera palla la Smith. Gai, Mastrelli, spalla a spalla con Di Rocco, Gattesco la va a toccare, finisce poi giù, non riesce a tenere il pallone in campo Rodriguez. Quattordici secondi alla Smith per chiudere l'azione offensiva. Gai, impazzire Gattesco, mette il pallone nelle mani di Spinosa, poi Martinelli che è tornato in campo non riesce a segnare, siamo di nuovo dall'altra parte. Rodriguez, passaggio rischiosissimo quello di Perez per il suo capitano. Cota prova ad alzare il pallone, Gattesco lotta al rimbalzo, finisce giù Cota, non c'è nulla per l'arbitro, Ligas da solo contro Rodriguez, c'è il fallo del capitano e addirittura mi sa che viene fischiato un... aspettiamo di vedere la revisione dell'arbitro. Sì, viene fischiato un tecnico a Rodriguez. E Liga.
Vegas l'opportunità di rimettere benzina nel serbatoio della Smith per questo rush finale, questo sprint finale. Sbaglia però il primo libero e sbaglia anche il secondo, resta in possesso la squadra ospite che resta però a 3 soli punti di vantaggio, è un possesso pieno con 1:30 da giocare, poco più. Guy attenzione, qui c'è un fallo di Martinelli, brutto fallo su Cota, ha fischiato anche qui un tecnico. Cota può andare in lunetta, è stato spazzato via da Martinelli. Sono 2 tiri liberi e possesso per il Formia. Cota mette il primo. E mette anche il secondo. Si riporta a -1 il Formia. 60-61, ma soprattutto resta in possesso di palla. Di Rocco per Gattesco, fa vedere Perez, Gattesco gli lascia il pallone, Rodriguez contro Ligas, si gira Rodriguez, alza il pallone che non entra, al rimbalzo lottano e Gattesco dovrebbe aver conquistato il pallone perché è stato fischiato un fallo, è stato fischiato un fallo su Gattesco, quindi liberi per il numero 33. E attenzione perché dovesse metterli entrambi, Gattesco riporterebbe il Formia avanti nel punteggio a 1:05 dal termine. Il primo, intanto siamo pari 60-60. E il secondo non entra, non riesce per rimbalzo Perez a riconquistare il pallone. Avanza Gai 61-61. Il tocco di Gattesco. Il pallone finisce fuori. Balla dentro per Ligas che trasforma quasi senza posizione. Di nuovo avanti la Smith. Di Rocco. 40 secondi sul cronometro. Perez. Di Rocco ci prova da 3, Di Rocco la palla non entra e non riesce a prendere il rimbalzo lo stesso autore del tiro, Camillo per Gai, presumibilmente ultimo possesso per la Smith che è avanti di 2 punti. Gai lascia Ligas, Gai ci prova da 3 da solo, la palla riconquistata da Rodriguez, attenzione perché mancano 10 secondi, ultima azione della partita. Cota dall'altra parte, 4, 3, 2, Di Rocco, la palla entra, la tripla di Di Rocco, il Formia all'ultimo secondo sulla sirena, i 3 punti della vittoria, non c'è modo più rocambolesco di finire una partita che è stata fantastica dal punto di vista dei ribaltoni, 64-63. Di Rocco ne ha fatti 4 in totale in tutta la partita, ha messo quello più importante da 3 sulla sirena, il Formia conquista la 3ª vittoria stagionale, conserva l'imbattibilità casalinga, la Smith deve tornare a casa dopo con la consapevolezza di aver fatto comunque una grande partita. La rabbia dei giocatori della squadra ospite, qui Camillo scalcia una bottiglietta che finisce sulla faccia di uno
della panchina del Formia. Bellissima, bellissima partita. Quello che è importante è che la squadra di Rocco chiude avanti di un punto, è stata avanti per molto tempo, ha subito una rimonta, è finita sotto, ma ha rimontato in questo ultimo periodo di gara segnando il gol della vittoria, come usare una metafora calcistica, all'ultimo secondo. 64-63, finisce qui al Pala Fabiani, grazie di essere stati con noi, tra poco le interviste del post partita. Restate quindi con noi e buon proseguimento con tutti i programmi di Telegolfo. Da Nicola Dell'Anno e Davide Guzzardi, un grazie a tutti. Finita la partita, l'ultimo respiro tra Meta e Smith con la vittoria dei padroni di casa. Siamo qui con De Pippo e Marziali, uno dei giocatori che è stato protagonista in campo e uno che invece la partita l'ha potuta seguire con tutte le emozioni del caso dalla panchina. Cominciamo proprio da te e come hai visto là i tuoi compagni di squadra, da come avete vissuto dalla panchina magari quel momento che può essere sembrato drammatico dopo un largo vantaggio, subire una rimonta e finire sotto con un punteggio altrettanto largo. Sì, infatti abbiamo iniziato bene, poi dopo siamo andati sotto, la squadra avversaria ha recuperato, si è chiusa zona, ha difeso molto bene, noi in attacco abbiamo difficoltà, poi alla fine un po' per fortuna, un po' per audacia ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa il risultato con un tiro allo scadere. Dati alla fine. Come hai visto proprio invece il vostro coach, le reazioni che ha avuto diciamo in questi momenti della partita, soprattutto l'abbiamo sentito arrabbiato a dir poco al termine del terzo quarto, cosa vi siete detti, dove è scattata la molla? Vabbè, gli errori ci sono stati, quindi è normale che l'allenatore in quel caso si fa sentire, infatti stavamo buttando la partita via, se poi non è stato per l'ultimo episodio, anche nell'ultima fase abbiamo preso un canestro da sotto con l'avversario totalmente da solo, poi abbiamo messo la bomba da tre in attacco, quindi però gli errori ci sono stati e lì il nostro coach si fa sentire per tutte le giustamente gli errori fatti da chi era in campo in quel momento. Normalmente in questi casi c'è. In questi casi ci vuole, come si dice. Adesso invece andiamo da De Pippo, quali sono state in campo le difficoltà maggiori che avete trovato oggi contro un avversario che vi ha costretto a una bomba allo scadere per portare a casa una vittoria? Guarda, inizialmente eravamo partiti molto bene, eravamo riusciti anche ad attaccare altrettanto bene la loro difesa uomo. Successivamente ci siamo trovati un attimo spiazzati quando loro hanno cambiato la difesa e sono passati a zona e non siamo riusciti a trovare la via del canestro facilmente, diciamo, come siamo riusciti nella prima parte di partita. Credo che il problema e la cosa più difficile sia stata attaccare proprio la loro zona, infatti negli ultimi minuti comunque si sono affidati appunto a questa difesa che durante la partita ci ha messo molto in difficoltà. Invece quali sono i momenti diciamo che vi hanno perso giustizia fino alla fine, perché comunque siete riusciti a portare a casa una vittoria, quali sono le cose positive su cui fare leva da qui per le prossime partite? Beh, sicuramente il fatto che comunque in modo fortunoso o no partite del genere vanno vinte, quindi non abbiamo giocato bene, magari era una partita che potevamo vincere più facilmente tra virgolette. Non ci siamo riusciti, però l'importante è vincere lo stesso, perché comunque sono partite soprattutto in casa che ci servono per far muovere la classifica e per diciamo farci stare nella zona che ci compete. Però parlando di casa, siete imbattuti tra le mura del Pala Fabiani in questo avvio di stagione. È importante vincere le partite in casa, come abbiamo sentito, proprio per mettere punti in classifica, ma quanto è importante proprio per voi sentire il supporto di un pubblico che a volte rende difficile anche per noi sentirci mentre facciamo la telecronaca? Vabbè, il pubblico serve sempre, ti dà morale, ti dà forza, ti dà anche spinta durante il gioco, quindi è sempre positivo avere un pubblico di casa comunque forte, quindi
in casa si è sempre un po' più avvantaggiati, questo è vero, ma è importante anche vincere le partite fuori casa, altrimenti poi la classifica non arrivi dove devi arrivare, ma fai... Lo chiedo a te, visto che sei stato comunque vicino a lui sulla panchina, se sappiamo quali sono le condizioni di Lamura, l'abbiamo visto uscire dal campo molto dolorante. Sì, ha preso brutta distorsione alla caviglia, quindi adesso devono valutare un attimo che entità è, di che grado è. Lui comunque aveva molto dolore nel poggiare il piede a terra, quindi non è che siamo... speriamo il meglio e vedremo, poi successivamente si valuterà un attimo la cosa e credo che lo staff poi prenderà le sue decisioni. Chiudiamo con invece una domanda riguardo la prossima partita, si torna in trasferta contro il Sora, squadra fanellino di coda della classifica, è arrivato il momento di cominciare a vincere anche fuori casa? Assolutamente sì, è una partita in cui dobbiamo cercare di giocare bene ed essere convinti di quello che possiamo fare, perché solo così riusciremo a vincere anche le partite difficili, cioè passa da partite come quella di giovedì la consapevolezza della nostra forza. Allora, un ringraziamento a Silvio Di Pippo e Aldo Marziali, grazie e buona giornata.